Michelangelo Buonarroti diceva che ci sono due metodi per realizzare una scultura, quello di aggiungere e quello di sottrarre. Eppure Guido Moretti, animato dall'ambizione di imitare la natura non tanto nei suoi esiti quanto nei suoi metodi di produrre forme, ha incontrato ed applicato tre metodi per costruire forme: la stratificazione, la rotazione e la intersezione ortogonale. Quest'ultimo è il punto focale della terza via. Avendo io una preparazione di tipo scientifico, perché sono laureato in fisica e quindi sono riuscito ad appassionarmi alle leggi che governano il mondo, e quindi mi sono messo in testa un progetto molto ambizioso, che è quello di copiare la natura nei modi con cui crea tutto quello che noi vediamo, compreso noi stessi. E ho applicato vari metodi in questi anni. Il primo era per stratificazione, qui però non abbiamo nessun esempio perché erano sculture un po' pesanti da portare in giro. E abbiamo invece il metodo della rotazione, che sono le sculture in legno, in cui il fruitore può muovere la scultura e costruirla, perché loro non sono di per sé una scultura, sono piatte, solo la rotazione degli elementi le fa diventare tridimensionali. E poi il metodo fondamentale, nel quale mi sembra di aver centrato l'obiettivo di imitare davvero la natura, è il metodo per intersezione ortogonale, in cui partendo da un blocco di polistirolo, da un cubo o un parallelepipedo, io taglio sulle due facce perpendicolari seguendo due disegni che possono essere lo stesso o diverso, e in questa operazione di taglio si genera sempre una scultura nel centro del blocco, e senza che io sappia qual è il risultato, perché anche questo in realtà è un'imitazione di quello che fa la natura. La natura procede per modifiche dei codici genetici, e questa modifica, a sua volta applicando il metodo della nascita della forma, che può essere l'essere vivente, può essere il vegetale, eccetera, crea una forma nuova, una modifica della forma, che deve passare al vaglio della, darwiniano, insomma, no? Se questa modifica è favorevole allo sviluppo di quella specie, si mantiene, altrimenti scompare. È un po' il discorso che viene fuori nel mio lavoro. Secondo l'artista, le diverse sculture ricavate da un unico volume per separazione possono essere variamente assemblate o accostate in forme che sono in grado di rinnovarsi in continuazione. In questo senso, il metodo sorprende lo scultore e coinvolge lo spettatore. Attraverso questa intersezione ortogonale io sono arrivato a ottenere più sculture da un'unica operazione, per separazione. E qui è venuta la scoperta, mi è venuta proprio tra le mani, devo dire la verità, la scoperta della terza via alla scultura, che è in alternativa o in aggiunta, se vogliamo, ai due metodi di cui parla Michelangelo. Adesso non è più vero, perché si può fare anche per separazione. Qui abbiamo molti esempi di sculture che sono estratte una dall'altra in una stessa operazione, da un unico blocco. È un lavoro di una creatività pazzesca. Anche qui il fruitore, secondo me, è perfettamente legittimato a vedere o a interpretare quello che io faccio. Ecco. La mostra continua presso l'Istituto Italiano di Cultura sino al 30 agosto prossimo. Ingresso è libero. Laura D'Aprile, Omni News.